Siamo qua per dare piena solidarietà a queste ragazzine che sono state violentate e a dare supporto alla nostra Presidente Giorgia Meloni, perché come avete visto sui giornali è stata minacciata. Ma chi è che la minaccia? Qualche cretino che si mette a fare sui social minacce. Noi siamo con lei, noi siamo contenti che lei è venuta qua, non ha avuto paura di nessuno. Però non c'è solo la violenza fisica, c'è anche la violenza psicologica. A noi quando ci butti una casa a terra c'è una violenza prima, durante l'abbattimento e dopo l'abbattimento. Intere famiglie vengono buttate sul marciapiede. I magistrati non vogliono sapere niente, se hai un'altra alternativa, se hai un altro modo dove andare a dormire, niente, ti buttano in mezzo alla strada. Allora ci trattano peggio dei criminali, peggio degli ultimi degli ultimi. Allora diciamo noi, anche se noi tra virgolette abbiamo sbagliato, dacci una possibilità, perché noi come esseri umani, in un paese democratico come l'Italia, non possiamo buttare famiglie e disabili in mezzo a una strada e poi non vogliono sapere niente. Sì, ci mettiamo là. Non è solo questo da mettere in evidenza, che adesso viene la Meloni, finisce qua, tra una settimana siamo punti a capo, si spaccia lo stesso, finisce tutto. Noi vogliamo far capire che il Sud Italia non bisogna abbandonarlo, scendere un giorno e poi finisce là, bisogna seguirlo, qua si abbandonano. Quando tu, io parlo sempre del nostro caso, mi butti in mezzo a una strada, i miei figli cosa devono pensare dello Stato? Invece di aiutarci ci ha distrutto, peggio della Camorra, perché la Camorra ci ha rovinato, ma non solo la Camorra, un po' tutti quanti, invece di darci una mano. Io vabbè, siete stati vittime, noi vediamo come possiamo fare, invece no, ci distrugge, poi non c'è niente. Chiudono le fabbriche, non c'è niente. Allora che dobbiamo, i nostri figli che devono fare? O vanno all'estero, oppure si mettono in mezzo a questa gente qua. Vedo qui da 37 anni, da quando ci hanno insegnato le case, però all'inizio andava tutto bene, ma saranno più di 20 anni che noi siamo stati abbandonati, anche dalle nostre amministrazioni. Vedi che adesso siamo senza sindaco, senza amministrazione, come il paese come deve andare avanti? Se non funzionano prima i genitori grandi, che sarebbe l'amministrazione, che non ha mai funzionato. Ecco perciò ci troviamo in questa situazione.
erano cose che si dovevano fare prima, non adesso. Adesso secondo me è troppo tardi, perché queste erano case che dovevano andare abbattute. Qui siamo stati abbandonati per più di 20 anni. Adesso si vede un po' tutta questa gente, ma di solito qui non vediamo le costituzioni, non vediamo nessuno. Adesso vediamo tutti i carabinieri, ma qui fra una settimana non c'è più niente. Mettiamo sempre tutto da parte. Io lo spero che ci sarà qualche cosa di nuovo per tutti quanti, specialmente per le donne e per i bambini, per i bambini e le bambine la prima volta. Qui non c'hanno niente, non c'hanno futuro. Quello che ci stava prima l'hanno distrutto. Sono 10 anni che non c'hanno più niente.